Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo stack dell'Aulibro ideale per mini quad racing o acrobatici. Si tratta della combo Kakut F7 Atlatl V2, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il Flight Controller e la VTX, entrambi con i relativi accessori. Abbiamo anche un set di viti e standoff in nylon per sistemare la VTX sopra il Flight Controller. Dopo aver visto nel dettaglio l'Atlatl V2, oggi facciamo la recensione della Kakut F7. In descrizione trovate il link con la recensione della VTX. Gli accessori relativi al Flight Controller sono due pad biadesivi in gomma piuma e un cavo flat per il giroscopio. Abbiamo anche un cavo JST a 8 pin per collegare gli ESC e l'alimentazione della scheda. Vediamo ora le caratteristiche principali di questa scheda. Il processore è un STM32F7. A partire da Betaflight 3.4 sono state migliorate le performance ed il supporto per i processori F7, che iniziano a diventare una scelta da prendere seriamente in considerazione se si cercano le prestazioni migliori. Il giroscopio è un ICM20689, che può girare fino a 32 kHz, ed è montato sopra un pad di gomma piuma per isolarlo dalle vibrazioni causate dai motori. In questo modo riesce a lavorare in maniera più precisa ed accurata. Abbiamo integrato un barometro BMP 280, caratteristica interessante per chi vuole usare questo flight controller abbinato ad un GPS. Sono presenti ben 6 porte UART, tutte con il supporto per il segnale invertito. Possiamo quindi collegare qualsiasi ricevente FR Sky senza doverci preoccupare di creare soft serial o fare un hack della ricevente. Sono supportati tutti i principali protocolli seriali come SBUS, IBUS, Spectrum e Crossfire. I protocolli analogici come PPM e PWM non sono supportati. Abbiamo uno slot per la microSD in modo da registrare i dati della black box senza doverci preoccupare dei limiti della memoria flash. La microSD infatti ci garantisce una quantità di spazio praticamente illimitata. In questo lato notiamo il chip dell'OSD, compatibile con tutte le funzioni di Betaflight. Grazie all'OSD possiamo visualizzare a schermo tutta una serie di informazioni importanti come la carica della batteria, il segnale RSSI e tanto altro. Questo è il tasto boot, che serve per entrare in modalità DFU ed eseguire l'aggiornamento firmware. Per le procedure di upgrade potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Questo flight controller può essere collegato direttamente alla batteria con tensione in ingresso compresa tra 7 e 42 V. Possiamo usare quindi l'IPO da 2 a 6 celle. Tuttavia, in questo modello non sono presenti i pad per il collegamento degli ESC singoli, quindi dobbiamo abbinare questa scheda a degli ESC 4-in-1 o usare una PDB. Usiamo questo cavo con connettore JST per alimentare la scheda e collegare i cavi segnale degli ESC. Abbiamo un back da 5 V a 2 A per collegare tutte le periferiche come riceventi, camere FPV e altro. Colleghiamo la camera FPV in questi tre pad qua e la VTX in questa serie qui. La tensione in uscita è filtrata per un video pulito e privo di rumore. Non mancano i pad dedicati al buzzer e ai LED. Per concludere, posso dirvi che ho già fatto qualche volo con questo flight controller e sono rimasto abbastanza soddisfatto dalla stabilità del volo. I processori F7 non sono ancora sfruttati al massimo, tuttavia queste schede offrono diversi vantaggi come un elevato numero di porte UART e il fatto di poter collegare le riceventi FR Sky senza dover ricorrere ad hack o soft serial. Questa era la mia recensione della Kakut F7. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.